scavare a mano la tavola al fondo del violoncello mi serve, a parte la fatica, a parte che si fa prima a farlo a mano che non avere un pantografo per farlo, secondo me, comunque ti aiuta a capire com'è il materiale che stai usando. Capisci di volta in volta se è un legno più denso, più leggero, più pesante, più duro, più facile, più difficile. E te ne accorgi solo lavorandolo. Qua è riportata a me. Definitivo lo strumento. Non si dà una sola mano molto, molto densa e colorata, altrimenti coprirebbe tutto quello che è il disegno, la luce e i riflessi che ci sono nel legno. Quindi vengono date tante mani di vernice poco colorata che sommate daranno poi il colore finale. Vale.